Vediamo il caso di Luciana Biggi. Il 6 gennaio del 2006 Luciana Biggi è in un bar di Genova a festeggiare l'Epifania assieme a una comitiva di amici. A un certo punto la ragazza si dirige verso il bagno e nota al bancone un ragazzo molto carino che le sta sorridendo. Luciana ricambia il sorriso e prosegue il suo cammino quando viene bloccata da due uomini ubriachi che le fanno delle avance e la invitano a seguirli. L'insistenza dei due uomini diventa sempre più fastidiosa per la donna, anche perché hanno iniziato a metterle le mani addosso. A un certo punto, tra i tre si intromette il ragazzo che precedentemente era seduto al bancone, il quale dapprima invita i due a lasciar stare la donna e poi li allontana con degli strattoni. La donna ringrazia il ragazzo e lo invita a unirsi al suo gruppo di amici presenti nel bar. Qualche ora dopo, gli amici della ragazza decidono di andare a ballare, ma la ragazza declina l'invito per rimanere al bar a chiacchierare con il suo nuovo amico Luca Delfino. I due rimangono nel bar e continuano a bere sino a quando la donna non invita Luca presso la propria abitazione per mangiare qualcosa e continuare a bere. Luciana vive da sola nella casa dei genitori, anche se a volte la condivide con la sorella Bruna. Quando i due arrivano a casa sono circa le 3 del mattino. La sorella presente quella notte in casa è restia a far entrare quell'uomo di cui non conosce nulla. Dopo un'accesa discussione sull'uscio della porta, deve cedere alle insistenze della sorella e accettare che l'amico entri in casa. Luca non solo entra in casa, ma si trasferirà definitivamente in quell'abitazione. Luca Delfino è un ragazzo di 29 anni, molto carino, premuroso, dolce, e Luciana, apre il cuore tanto da innamorarsene. Ricordiamoci per inciso che magari di Luca abbiamo il ricordo in manette con il look alla Satana Manson, ma era un gran bel ragazzo e piaceva molto alle donne. Luciana è una bella ragazza, 36 anni, e fa l'istruttrice di aerobica nella palestra Dolce Acqua in provincia di Imperia. Ecco, questo particolare è interessante perché si è sempre detto che Luciana gravitasse su Genova, dove poi ha trovato la morte. In realtà, si dice in questa fonte, che in genere ho trovato attendibile, che lavorasse nell'estremo ponente Ligure, esattamente dove abitava la vittima di Delfino, Antonella Multari, è lì che gravitavano tutti e tre. Poi a un certo punto, però, Luciana Biggi viene fatta rientrare in un ambito genovese, come se lavorasse a Imperia e poi magari tornasse a Genova un fine settimana. Per quel che abbiamo sentito, il lavoro presso le palestre era ondivago, insomma, altalenante, erano incarichi provvisori, ecco, forse. Non era proprio incardinata su Imperia, però tanto ci porta in quel territorio e ci spiega come mai Delfino, si bilanciasse tra le due province che non sono proprio attaccate, tanto per essere chiari, sono su 150 km. La ragazza non ha avuto una vita facile, dopo aver perso i genitori e il fratello stroncato da un'overdose, ha avuto problemi lei stessa di alcol e droga. Luciana ama uscire con gli amici e andare in giro per locali, ma questo non piace a Luca, che vuole tenerla solo per sé perché è molto geloso. Fin da subito la gelosia di Luca prende il sopravvento e la ragazza, nonostante il forte sentimento che prova, si sente oppressa e non accetta di stare sempre in casa. Iniziano incomprensioni e litigi che in più occasioni sfociano in violenza. Ora qui va fatta una parentesi, cioè si definisce sempre Luca, Gianluca, non si capisce bene. Luca Delfino come una persona gelosa. Molti psichiatri, psicologi interpellati su questi casi non sposano tanto una teoria del genere, che fa riferimento a gelosia, una classica gelosia, anche perché né in questo caso né in quello di Antonella possiamo parlare di fidanzamento, ma di una relazione che poteva essere fugace, poi è durata, un pochino nel tempo, ma bisogna vedere se era partita come esclusiva e soprattutto quando c'è di mezzo un soggetto che ha delle psicosi, difficilmente può essere, ristretta in certi parametri. Era una persona che viveva delle ossessioni. Bisognerebbe sapere molto più anche di lui. Qui dirà qualcosa, ma non moltissimo. Luciana dopo qualche mese decide di troncare la relazione. Per il ragazzo la separazione è inaccettabile, quindi inizia a tempestare di telefonate ed SMS l'ex compagna. Nella notte tra il 29, 28 e 29 aprile, scusate, del 2006, una coppia, mentre attraversa Vico San Bernardo nei Carugi di Genova, cioè questi siamo nei Carugi veramente stretti, hard,
Si imbatte nel corpo esanime di una donna. La donna ha la gola squarciata e due ferite sul braccio, i jeans abbassati, tanto da mostrare il pube, e la felpa arrotolata sopra il reggiseno. Ci ricorda qualcosa, vero? Accanto al corpo della ragazza vi è un sacchetto di plastica con all'interno un paio di jeans, un particolare su cui non si è indugiato molto, questo del jeans vicino a Luciana. Comunque la donna identificata è Luciana Biggi. Gli investigatori, su indicazione di Bruna, sorella della ragazza, risalgono a Luca Delfino e convocano il ragazzo, ma soprattutto acquisiscono le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei vicoli, cioè quelle presenti, ma non coprivano poi oltretutto il vicolo. Sapete com'è, come sono questi poi, alcuni sono davvero stretti. E, cioè, per inquadrare tutto il vicolo ce ne vorrebbero diverse, a diverse altezze. Proprio dal video, gli inquirenti vedono che nella stessa notte del delitto i due avevano litigato e poco dopo si erano allontanati nella stessa direzione. Le abbiamo viste, credo, tutti sulla 9. L'atmosfera è quella che è: notte inoltrata e tasso alcolico alto. Luca Delfino si dichiara innocente, afferma di essersi allontanato da Luciana perché lei voleva acquistare della droga da sola. Contro di lui ci sono parecchi indizi, i filmati, alcune testimonianze e il fatto che quella notte, quando torna a casa, Luca si va a lavare in lavatrice, sia i vestiti che le scarpe. Stavo male, mi ero vomitato addosso, si giustificherà. La camera dell'uomo viene perquisita, ma oltre a oggetti di dubbia provenienza, nulla viene trovato da poter far risalire all'omicidio. Luca viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario, ma in assenza di prove certe a suo carico viene lasciato in libertà. Delfino era nato a Genova nel 77, la madre si toglie la vita dopo circa 2 mesi dalla sua nascita e il padre nel giro di poco tempo si innamora di un'altra donna e ci fa un figlio. Il ragazzo cresce così in un contesto familiare in cui vive con avversità la presenza della matrigna e del fratellastro. Così da giovanissimo va via di casa e cresce per di più in strada. La strada e il complicato contesto familiare rendono Luca un ragazzo con un carattere chiuso, introverso e senza amici. Si guadagna da vivere facendo lavoretti precari e ogni tanto il barista. Nonostante ciò, con le ragazze sembra avere un'anima gentile, molto dolce e premurosa. Dopo qualche mese dalla morte di Luciana, Luca inizia a frequentare una nuova ragazza, Maria Antonietta Multari. Ora, da qualche parte ho letto che si sono conosciuti a Genova perché lei era qui in ospedale a trovare qualcuno, a fare delle analisi, non so, in altri leggo che si sono conosciuti sopra Bordighera, insomma in questo estremo ponente ligure, così belli. La ragazza 32 anni fa l'impiegata, a breve tra i due nasce una relazione, ma anche con la nuova compagna l'uomo adotta lo stesso copione, si presenta molto premuroso e dolce, ma dopo poco tempo inizia a manifestare la sua gelosia, iniziano le prime liti tra i due. I genitori della ragazza, preoccupati della relazione burrascosa della figlia, iniziano ad acquisire notizie sull'uomo. In rete scoprono che Luca Delfino è indiziato dell'omicidio di Luciana Biggi, sua ex fidanzata. Portano a conoscenza della figlia questo particolare, ma Maria Antonietta decide di continuare lo stesso la relazione travagliata con Luca. Le liti però diventano sempre più frequenti, tanto che in una circostanza devono intervenire i carabinieri. A dicembre la donna decide di troncare la relazione e addirittura lo querela, salvo poi ritirare la denuncia per paura. Attenzione, nel servizio sulla 9 si vedono altre cose, cioè che Luca aveva presentato Antonella in famiglia, per esempio. E quindi dovremmo anche capire queste ricostruzioni, questi servizi crime, fino a che punto si concedano licenze narrative, perché invece, per come viene raccontata spesso, questi due si vedevano in casa di lei, stavano, lui si intrometteva, si imponeva, si era imposto anche dalla Biggi, ma non c'era una vita familiare. Forse sposta poco, però sarebbe meglio sapere tutto. L'uomo, nonostante la donna avesse deciso di troncare la relazione, continua a cercare in tutti i modi un approccio, le telefona, le invia sms, addirittura la segue nei suoi spostamenti, quindi dobbiamo dedurre che non avesse niente da fare, mai. C'è da chiedersi anche se Antonella sapesse che si trattava di un ragazzo che frequentava circoli di droga, perché lo avrebbe dichiarato lui stesso e fortemente propenso all'alcol. C'è da chiederselo perché sì, perché bisogna farlo. Perché è stato detto spesso che le forze dell'ordine non abbiano fatto nulla, ma è evidente che non si può stabilire una scorta o una sorveglianza per un privato cittadino.
si possono fare dei decreti di allontanamento, delle ordinanze restrittive, ma se quello non le vuole rispettare perché gli gira, è un po' difficile controllare. I carabinieri erano intervenuti più volte e c'era, mi pare, già un procedimento in corso. Il 28 aprile del 2007 lui le invia un SMS, ricordati che giorno è oggi. La donna non dà importanza al contenuto del messaggio, ritiene uno dei tanti ricevuti, ma non sa che in quel giorno, l'anno prima, era stata ammazzata Luciana Biggi. Beh, non lo sa, non lo so, se avevano fatto le ricerche in internet forse lo sapevano, ci voleva poco a controllarlo a quel punto. Il 10 agosto del 2007 Luca Delfino con uno scooter rubato, e questo ci dà la misura, ecco, del tipo di vita. Si reca a Sanremo, la donna verso le 14:30 esce dal centro estetico in centro cittadino dove lavora. Luca l'aspetta nascosto dietro un muro e non appena la vede a passo spedito la raggiunge e la colpisce con 40 coltellate. La donna urla, cerca di scappare, ma la furia omicida dell'uomo è inarrestabile. Qui posso capire la paura degli astanti, noi non abbiamo sentito molte testimonianze al riguardo, ma può essere scontato, insomma, nessuno è intervenuto, qualcuno ha chiamato i soccorsi, ma prima che arrivino quel buon minuto e due e lui ha già dato magari le coltellate, comunque ci vuole un certo tempo a darle, ci vuole. L'uomo cerca di scappare, ma viene bloccato da un passante. Subito dopo arrivano le volanti che lo arrestano. L'uomo chiede della ragazza, sembra non ricordare quanto ha fatto. Dopo il brutale omicidio inizia una furiosa polemica tra polizia e magistratura sul perché non fossero stati adottati provvedimenti restrittivi per l'uomo. Ma noi immaginiamo che l'abbiano chiamato in caserma. Se si fa una denuncia, se intervengono i carabinieri, questi poi fanno accertamenti, gli parlano, poi bisogna vedere appunto se ci sono gli estremi per un reato, se la stessa vittima per paura decida, qui parrebbe di capirlo, di lasciar perdere, non sono chiarissime le circostanze. Questa polemica continua per un po', me la ricordo in televisione, e ne ho parlato anche in un video che parlava dell'Olgiata su Radio Florence. All'ultimo parlo di Luciana Biggi, quindi c'è il capo della mobile che muove accuse ben precise, accuse, recriminazioni amare. Delfino era comunque un soggetto pericoloso, un piccolo criminale, ecco, dedito ad alcol e droga, molestatore seriale, capace perfino di fare avanzare le poliziotte perché afflitto da disturbi mentali e protagonista di una vita sconclusionata e violenta. Ma in realtà qua non parliamo tanto di una poliziotta, di una guardia giurata. Il Tribunale di Sanremo a gennaio del 2009 ha condannato Luca Delfino con rito abbreviato a 16 anni e 8 mesi di reclusione più 5 di custodia in una struttura psichiatrica. Gli è stata riconosciuta la semi-infermità mentale per l'omicidio di Maria Antonietta Multari. Il PM aveva chiesto la condanna all'ergastolo per omicidio volontario premeditato. Nel corso del processo l'uomo era apparso con uno sguardo fisso e vitreo, pronunciando frasi insensate in cui chiedeva di vedere Antonia, come se non avesse nemmeno capito di averla massacrata. Nel marzo del 2010 si apre il processo per la morte di Luciana Biggi. Sul banco degli imputati c'è Luca Delfino, nel frattempo detenuto. Il 14 febbraio 2011, dopo 5 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Genova assolve Luca dall'accusa di omicidio in base al secondo comma dell'articolo 530 per non aver commesso il fatto. Nella motivazione della soluzione si legge che il movente, pur esistente da solo, non è idoneo a integrare il quadro probatorio in modo da permettere di ritenere inequivocabile che il Delfino abbia seguito la Biggi nel vicolo e l'abbia aggredita in un raptus di gelosia e perché non voleva essere lasciata. Manca una prova diretta della presenza di Delfino sulla scena del crimine, ancor di più di una sua diretta partecipazione all'aggressione. Nel novembre 2013 Delfino è rinviato nuovamente a giudizio con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di una metronotte, risalenti all'8 agosto del 2007, cioè 2 giorni prima del delitto della Multari. Secondo la denuncia della donna che avrebbe subito le pesanti attenzioni, l'episodio sarebbe avvenuto nel centro storico genovese, quindi questo si sposta da Genova Imperia, da Genova Sanremo, da Genova Bordighera, non ha mai niente da fare quest'uomo. La donna riferì di essere stata avvicinata da un giovane di circa 30 anni che la abbracciò con forza da dietro, l'aveva abbracciata. Poi
premendo il suo corpo contro di lei e l'aveva baciata sull'orecchio. La giovane denunciò l'episodio, successivamente affermò di aver riconosciuto Delfino dalle foto sui giornali. 4 novembre del 2019 Delfino è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e stalking nei confronti di un detenuto, uno. La vittima, compagno di cella, aveva riferito che una notte si era svegliato perché Delfino lo stava palpeggiando. Dopo la denuncia, un'aggressione subita in cella, l'omicida è stato trasferito in una nuova casa circondariale. Nei primi mesi del 2019 è stato indagato anche dalla Procura di Firenze per un altro presunto omicidio. La vicenda è stata denunciata dal detenuto vittima del palpeggiamento. Aveva detto che Delfino gli aveva confessato di aver ucciso un compagno di cella nel carcere di Firenze Sollicciano e di essere riuscito a far passare la cosa come un suicidio. Luca Delfino potrebbe essere scarcerato, eccetera, e qui va avanti, perché noi sappiamo che nel frattempo è stato scarcerato. Qui aggiungiamo, diciamo, uno stralcio da altro articolo che riguardava sempre questa storia, dove si dice, ma si dice in tanti articoli, noi lo leggiamo qui, il PM Enrico Zucca chiese una pena di 25 anni, ma Delfino venne assolto per non aver commesso il fatto. La procura non impugnò la sentenza. Non impugnò la sentenza. Quindi abbiamo un caso comunque ormai vecchio, che è del 2006, che non è stato impugnato, mentre per Nadacella, meritevolmente e meritoriamente, si va avanti, cioè la procura, nonostante un GUP abbia esaminato gli atti di un quarto di secolo, già promette battaglia, nessuno promette battaglia per Luciana Biggi. E in coda da Vanity Fair del 2023, Delfino aveva sperato in una uscita anticipata dal carcere, ma gli era stata negata. Aveva fatto reclamo contro il diniego e anche il tribunale di sorveglianza lo aveva stoppato. A incidere sulla decisione dei giudici sono state le molestie e le minacce che un uomo avrebbe indirizzato nei confronti di un altro detenuto mentre era nel carcere di Ivrea, oltre a una rissa a cui avrebbe partecipato. Oggi Delfino è in una specie di struttura, sì, specie no, è una struttura che è una specie di sostituto dei vecchi manicomi criminali. Si troverebbe in questa città, in un quartiere del Ponente, e il fatto avrebbe ovviamente allarmato i cittadini di quella zona, ma in generale. E tanto che pare che presso la struttura si siano attivati per alzare le reti di protezione, per assumere dei sorveglianti proprio per questo arrivo. Magari c'è anche qualcun altro lì, ma proprio per lui. E quindi, e dunque, è chiaro che ogni procura si comporta a modo proprio, però siccome noi siamo nello Stato italiano, a noi piacerebbe omogeneità, cioè se c'è un delitto insoluto si va avanti, si impugna una soluzione. Qui abbiamo una soluzione però con degli indizi. Nel caso di Nada non abbiamo un bel nulla, ma si procede. Siccome appunto ognuno, ogni settore giudiziario è libero di fare come vuole, e Luciana Biggi, non so, contava meno, forse perché aveva qualche grillo per la testa? E voi ci state a questa discriminazione?